Salve a tutti, questo è Path of Radiance e io sono Lethal Bay Ninja. Benvenuti al capitolo 21, il capitolo senza un re a quanto pare. Sono qui nella fucina per forgiare l'arma di oggi, che è un tomo del tuono per Khalil, scelto da Yeker 24 Magic, se non sbaglio. E boh, mi ha detto di fare un tomo di tuono. Beh, preferibilmente di tuono, se non sbaglio, mi ha chiesto. Un po' potente il colpo, il triplo non penso che siano un problema. Se lo alzo. Ecco, 8 e 8. 8 non so quanto sia paragonato a Lampi d'Elfo, ma è comunque abbastanza potente, immagino così. Appunto, per Khalil, e lo chiamerò Femme Fatale, che è un... È francese e si dice di quelle donne che sono, insomma, ag aggressive fisicamente, sessualmente o in diversi modi, insomma. Ok, e ora passiamo, salvo un attimo, e possiamo iniziare la missione. Se vi ricordate, stiamo attaccando il castello, un castello di Dayne, si suppone il castello principale di Dayne. Sperando di trovarci Ashnard, ma purtroppo in realtà ci sono solo. C'è solo Ena e il generale Khazad-Dai, perché Ashnard se n'è scappato perché se ne sbatte della sua nazione. Ed è a quanto pare un folle. Generale Aek, signore, le porte del castello sono aperte! Non mi piace, che piani hanno? Deve essere una trappola! It's a trap! Mi sorprende, un assedio sarebbe stato vantaggioso per loro. Non ho idea di cosa abbiano in mente. Nonostante questo, non desisteremo, giusto, Ike? Giusto, se non conosciamo i loro piani non sappiamo come meglio procedere. Improvviseremo man mano che avanziamo. Muoviamoci! E rimanete tutti in guardia. E siamo dentro il castello. Ho aumentato la luminosità di proposito, ho fatto un test prima, anche se qua di solito è buio, dovrebbe andare tutto bene. E lì c'è Ena. Con Khazad-Dai. Truppe nemiche sono all'interno del castello! Si stanno già muovendo? Quanta imprudenza! Non sospettano una trappola? Non riesco a credere che ci siano cascati! Osna segue un generale di nome Ike. Forse lui non segue le regole. Procede solo con l'istinto. Non so se sia coraggioso o solo imprudente, però è incredibile! Comunque continueremo come pianificato. Chiudete le porte e bloccate loro ogni via di fuga. Questa sfida si risolverà qui. E ora è il momento per l'arma finale di cui avete parlato prima. Ci mostrerete cosa vi ha lasciato il re? Cosa potrebbe permetterci di distruggere un'armata in un solo colpo, sempre che funzioni? Generale Khazad-Dai, non farti scioccare da quello che ti mostrerò. Devi continuare a fidarti di me senza alcuna remora. Lo giuro! Sul mio nome come cavaliere di Dayne non vi tradirò, generale Ena! Grazie. Oh! Bam! Generale Ena, voi siete! Ah! Generale Khazad-Dai, hai dimenticato il giuramento? Succeda quel che succeda, difenderemo la capitale, ok? Sì, certo, io capisco. Ecco perché Sua Maestà vi ha lasciato qui. Sì. Vinceremo questa battaglia! Un drago leggendario di Goldo è con noi! È un segno! Dayne non può perdere! L'armata di Dayne è indistruttibile! Schiacceremo i cani di Ozna e useremo i loro teschi come calici! Gloria Dayne! Vittoria Dayne! Man, i teschio come calice, ho già sentito questa immagine. Forse a lezione di storia. Ena è un drago, man. Siamo contro un drago, il nostro primo scontro con un drago. Signore, le porte si sono chiuse dietro di noi, attenzione! Siamo intrappolati nel castello, correte, correte! Siamo attaccati, ci uccideranno tutti! Pensavo che farsi prendere dal panico fosse una strategia d'emergenza. Calmatevi tutti, riprendetevi, non cedete alla paura, non siamo attaccati. Ike, Titania, dov'è la principessa Elinzia? Sta bene, è con il carro dei rifornimenti, sono guardati a vista.
Soren, è questa la trappola nemica? Potrebbe essere. Se è così, perché? Beh, il loro obiettivo non è di dividerci e ridurre la nostra forza combattiva. Siamo qui tutti insieme. Qualunque cosa stiano pianificando, sembra che vogliano che la proviamo tutti allo stesso tempo. Dane deve avere in mano qualcosa che ritiene gli possa dare un vantaggio insormontabile. Una specie di arma finale. Così sono assolutamente sicuri di vincere, giusto? Re Ashnard di Dane, ti pentirai di averci sottovalutato! Comunque dobbiamo essere cauti. Dobbiamo concentrarci e proteggere la principessa. Dovremmo costituire un gruppo d'assalto e puntare alla sala del trono. Scegli con cura i membri di questa squadra. Tutto dipenderà da loro. Ah, li hanno scelti i miei iscritti, affari loro. Ho capito. Ecco, questo è il forte Dane. Questa è la nostra mappa di oggi. Oggi, domani e dopodomani. Come al solito. Allora, passiamo alla scelta delle unità. E Oh wow. Non devo fare una grande scelta delle unità. Perché sono le prime qua. Allora, praticamente. Allora, a parte gli soliti obbligatori, abbiamo Soren al primo posto. Abbiamo i tre fratelli a pari merito, se non sbaglio. Jill, Nephany, Khalil, Rayson e Yanaf. E Folk è il ladro che è stato scelto. Penso che sia tutto. Lasciatemeli organizzare un momento. Ok, ora possiamo iniziare. Dunque, questo è una semplice mappa di conquista, dove io probabilmente sconfiggerò tutti i nemici, almeno se me lo concede il tempo. Dunque, importanti sono questa stanza, questa stanza, questa porta e questa porta. Sono tutte stanze, mi sembra che quasi tutte hanno scrigni al loro interno, quindi devo aprirle con Folke. Poi abbiamo... questo forse è il primo capitolo con due boss. Beh, in teoria potrebbero contare come tre. Comunque qui abbiamo Casa Tai, che è il mini boss di questo livello, perché si muove ed è un generale di livello 9 con una lancia forte. Abbiamo già incontrato armi forti. Sì, l'arco di Shinnon, l'arco che aveva quando l'abbiamo sconfitto e reclutato. Permette di attaccare minimo due volte. Se lui è più veloce di una mia unità, fino a quattro volte. E ha Ira, che è l'abilità di Nephany, più critico quando si ha vita PS bassi. Poi qui abbiamo un altro boss, il generale Tauroneo, che non ha parlato. Ed è un boss un po' speciale, vedrò di parlarvene meglio quando arrivo lì. E poi abbiamo, difesa da un sacco di unità, Ena, una dragonessa rossa. I draghi in questo gioco sono... l'unico vantaggio che si ha contro di loro è... non saprei, perché tendono a avere statistiche alte un po' dappertutto, la magia, ma non usano la magia per attaccare, quindi... hanno il soffio come l'Aguz, che usa la forza fisica, e vedete che ha 27, che non è da sottovalutare. Ha la fascia media, quindi non posso aspettare che torni umana. Ha un elisir per curarsi, ha cura, che è un'abilità che si cura ogni turno, ed è su una casella rossa, così si cura ogni turno due volte. ha miracolo, quindi può sopravvivere con uno di vita, se è abbastanza fortunata, e ha dono che non serve a niente in questa missione, ma è l'abilità occulta dei draghi. E tutte le unità adiacenti vengono curate dagli status. Ok, ma a lei penseremo quando ci arriviamo, no? Ena, la dragonessa. Prima meglio pensare al resto. Bene, ora muoviamoci. Oh, fuck! Oh, my... ho fatto fine. I'm amazing. Bene, ho già perso un turno. Cerchiamo di non perderne altri. Ok. Una curiosità. Non vi dico di non votarlo più né niente, però è solo una curiosità. Come mai tutto questo amore per Yanaf? Mi piacerebbe saperlo. È per la voce che gli ho dato, è per le battute che ha fatto, così. No, nulla in contrario, continuate pure a votarlo se vi piace. Ok. Allora, devo far fuori sti soldati. Eteremax, mi dai un vantaggio? No, non posso far fuori nessuno. Ok, allora spada d'acciaio e speriamo in un etere. Come on, Ike.
dacci un buon inizio. È un buon inizio? Yeah! Etere! Bye bye. Molto bene. Brafolk lo muovo già. Ha un Brafolk, è vero? Quindi non mi preoccupa troppo. Bad Boyd. Ah, Bad Boyd è quasi finita. Muovo Folk qua perché deve andare ad aprire. E poi tutti gli altri si muovono in su. Ok, vediamo che succede. Tutti addosso a Ike, immagino. Perché hanno il vantaggio delle lance, quindi si gasano. Ehi, ma il triangolo delle armi! Oh! Oh, è arrivato a livello A con le spade? Mi sa di... Oh, poveretto. Oh, però ho schivato. Non male. Però tra poco nessuno potrà più schivare Ike appena arriva al massimo dell'abilità di lotta. Man, sono preoccupato. Perché a un certo punto appare un ladro da qualche parte. E se comincia a rubarmi gli scrigni non va bene. Ok, Folke, apri la porta e vediamo che c'è di... Oh shit, c'è un guerriero. Ascia d'acciaio e basta, ok. Vediamo se Boyd può occuparsi del suo amico guerriero. Può occuparsene benissimo. Anche con l'ascia d'acciaio semplice. Vai Boyd! Chi è il miglior vichingo? Chi ha la miglior cresta? Beh, il mio a quanto pare. Cresta verde batte cresta rossa. Abbassa la cresta, gallo. Anzi, gallina. Bene, Boyd. Ti serve un po' di rapidità, però. Allora, poi chi abbiamo qua? Nef! Nef. Sfonda l'alabardiere da lontano. È un po' troppo forte, vero? Allora sfonda uno di questi. Fatto una cosa che dovrei fare più spesso all'inizio di sto capitolo. Spostare le unità in modo che le unità a cavallo siano... partano più indietro e quelle a piedi più avanti. Tanto quelle a cavallo recuperano. Mi dimentico sempre di farlo. Ok, vediamo Yanaf. Fa fuori questo. Nice. Mi piace. Mi sembra bello luminoso, eh. Spero che sia così anche per voi. Oh, cosa sono quelle statue? Sono dei gargoyle? Ho visto dei gargoyle, tipo. Sullo sfondo. Non so se è un riferimento a Sacred Stones. Mist. Puoi curarlo già. Quel poco che ha perso. Ho fatto anche un po' di acquisti. Un po' tanti acquisti. Perché ero stufo di avere, di avere solo armi rotte o danneggiate. Quindi ne approfitto. Oh, non ho dato... Continuo a non dare asce a sto povero Makalov. Usa la Shinon Killer, va bene. Perché mi dimentico? Ah ah. Ok. Gile al 3. Recupera poi. Oh, mi sono messo in una brutta posizione qua. Quanto gli resta? 7. Ok. Soren, fallo fuori da vicino. Non temere il pericolo. Dance! Sembrano molto bassi sti soffitti, però. Sento già il caldo. Per un let's player che va a scuola, che... anche che lavora, in teoria, però... più per uno che va a scuola, l'estate è un brutto periodo, perché è il periodo in cui ho più tempo, ma è libero, ma è anche il periodo in cui c'è il sole, fa caldo, è meglio, è più bello stare di fuori, e quindi viene meno voglia di registrare. Ok, dai un boost a Bo Khalil. Ok, poi apro lo scrigno. E poi penso che saliremo tutti dalla parte destra. Perché dalla parte sinistra cosa c'è? C'è questo e basta. Nah.
saliamo dalla parte destra. Quelli della parte sinistra ci verranno a cercare, casomai. Ike sta bene così. E Khalil qua. Bene. Niente. Ah, ok, si muovono un po'. Oh, guarda chi arriva. Niente rinforzi per ora, ma arriveranno ben presto. Ok, Folk apre lo scrigno più lontano ed è... Oh, lo stiletto! Ecco, questo è il terzo tipo di pugnale nel gioco e il più potente. Ultimo, terzo ed ultimo. I pugnali in sto gioco ce ne sono tre. Il coltello, il pugnale e lo stiletto. Il più potente ha tanto triplo, vedete... e ha, anche se non lo dicono qua, mi sembra che ha un bonus contro le unità, contro le armature. Dovrei provarlo contro... Che non conta molto perché i pugnali sono deboli, quindi probabilmente gli farò zero comunque. Vabbè, sarà da provare. Cosa buona è che non c'entra l'abilità d'arma con gli archi, quindi anche un... Anche Soft potrebbe usare il... un po' presto per farle affrontare. Anche Soft potrebbe usare uno stiletto. Non bene, ma potrebbe usarlo. Mist non può fare niente. Jill, questo ha un arco? Oh, ha un arco d'acciaio. Quanto è il suo raggio? Parecchio. Non posso muoverla lì dentro. Neanche Yanaf. Neanche Soren. Nah, non ha senso così. Allora, Makalov, tirati avanti. Ike, fai fuori questo qua dietro. E di quello davanti ci occupiamo poi. Ike non colpisce molto spesso, trovo. Vabbè, questi hanno tanta schivata, ma... Oh, Ethere! Scusa, Ike, non avrei dovuto dirlo. Poi si offende. Però figo un castello in cui scorre tipo... Ah, magari sono le fogne. Ok, ritiro quello che stavo per dire. Ecco, da qui posso colpirlo bene. Con l'arco di Rolf. Wow, non posso doppiarlo. Ok. Allora provo a fare un triplo Rolf. Nope. Fendi Lagoz, eh? Oh, you're Fendi Lagoz. Ok, poi metterò qua... Ah, una brutta cosa è che mi restano due archi di ferro. Uno per Oscar e uno per Boyd. E... Ok, fallo fuori, Mist. E non ne posso più comprare perché fino adesso non ne hanno più venduti. Yay! E quindi quando gli finiranno quelli non potranno più usare gli archi. Che non è di per sé un problema, ma se voglio aumentargli un po' il livello per fargli usare almeno gli archi di... gli archi d'acciaio. Ok, io non è che ho paura di sti cose. Quel tizio è un arco lungo, lo so, a memoria. Khalil, prova ad attaccarla a tuo rischio e pericolo. L'ho lasciato la femme fatale, quindi... Soren, avanza... Jill avanza, ma stai fuori. Tu avanza e tu canta per Jill. Ah, magari la metto nell'acqua. Solo spazio tranquillo. Ok. Qua. Ok, la vostra mossa, ragazzi. Wow. Arco lungo, sì. Guarda, sì, sono gargoyle. O draghi. Non riesco a capire. Oh, no, figliolo. No, asce contro... Martello, poi! Avrei velocità negativa. Etere! Boom, boom. Boom, boom. Boom! Boom boom! Chakalaka! Boom boom! Ok, vediamo il tuo arco d'acciaio contro Mist, quanto male fa. Non la doppi? E non la colpisci? Ogni volta che Mist vede
un guerriero pensa a Boyd e al fatto che può respingerlo senza problemi. Yeah, Irone time. Ok, Folke, apri e poi ti rinvigorisco. Parità. Ok, parità è un'abilità più o meno utile. Avete presente il vuoto di Khalil che annulla tutte le abilità nemiche? Parità è un po' la versione un po' più... è il vuoto dei poveri. È un'abilità che attiva, si attiva come azzardo, cioè dovete volerla usare, l'attivate prima di attaccare e annulla tutti i bonus vostri e dell'avversario, tutti i bonus di supporto, tutti i bonus del terreno, tutti i bonus di abilità. Quindi nessuno dei vantaggi, per questo si chiama parità. Ok, canta per Folke, così torna al passo con noi. Riesco a perdonarmi che il turno che ho perso all'inizio. Avrei dovuto ricominciare, non potevo farlo in fretta. Che stai lì, Folke, per ora. Allora, questo tizio si è avvicinato per attaccarmi. Quindi posso attaccarlo a mia volta. È un arco debole, no? 7. E deve colpirmi, quindi... prima devi colpirmi, prima di gioire, amico. E non mi colpirai perché ti attacco 2 volte di fila. Questa folata non è inutile una volta tanto. Zam! Bye bye. Ora vediamo, tu ti sei messo proprio in balia del... di tutti? Perché tutti possono attaccarti a sto punto. Poveretto. Quindi ti indebolirò con lo Shinon Killer e poi ti farò uccidere dal Shinon che è al 3, mi sembra. Da Mist Nagil. Gil potrebbe andare addirittura. Cos'ha questo fulgore? Ah, quanto mi farebbe lui? 7. Se uso un Asha 11x2. Anzi, Gil attacca questo e lo fa fuori il prossimo turno. No, forse il prossimo no, perché si farà curare dal suo amichetto. Occhio Gil, occhio al soffitto. Ok. Oh. Ok, si farà curare dal suo amichetto qua. Ho qualcuno... Nef? Che è Nef? Di solito non ti faccio affrontare i guerrieri, ma vai in un colpo. Nefani! Zam! Fuggi, Folke! Tu vai in mezzo all'acqua e farei qualcosa di buono il prossimo turno. E buttiamoci in su. Magari prima che Folke arriva possiamo... Ok, prima devo controllare il raggio di casa Tai, che non è terrificante come quello di Nezala, però... ho una spada... ho la spada reale che è super efficace. E ho la magia che gli fa male, quindi... E noi avanziamo di qua. Tanto allenamento se qualcuno dovesse aver problemi. E Raison è trasformato, quindi recupera in fretta. Ok, vediamo. Oh, non si è fatto curare. Brutta scelta. Avete sbagliato l'ordine delle mosse. Oh! Zam! Adesso c'è l'altro con la magia. Cos'è? Fulgore. Hai un pochino di resistenza, vero Gil? Beh, vediamo adesso. 10. Come on, 11. Yeah. Oh, wow, questo è un bel level up. 6 statistiche. Ok, vieni. Oh! Shit, tizi con l'ascia da dietro. Fa niente, ho Makalov. Ok, visto che non sembra interessarti venire ad attaccarmi, ti farò fuori col mio falco. Elianafo! In azione! Oh! Che abilità ha lui quella? Ah sì, super preciso. È Ulki quello che super schiva. Mi confondo sempre.
Ok, questi possono attaccare, ma non oltre il... Ok. Tu cos'hai? Oh, shit! Nooo!